Una panchina rossa in memoria di Arianna Flagello, giovane vittima di femminicidio, è stata inaugurata questa mattina in Piazza Immacolata. Voluta dalla famiglia e promossa dalla municipalità, l'iniziativa si è tenuta oggi, giorno della nascita di Arianna, nel quartiere in cui è cresciuta e viveva prima di togliersi la vita 5 anni fa dopo continui maltrattamenti da parte del compagno. Presenti all'inaugurazione con i familiari, gli assessori alle pari opportunità, ai giovani e all'arredo urbano del comune, il questore Alessandro Giuliano e rappresentanti delle forze dell'ordine. Questa panchina è dedicata a mia sorella, ma è dedicata a tutte le donne che subiscono violenza, che non hanno la forza, il coraggio di parlare, di ribellarsi. Quindi spero che tante persone passino, si siedano, leggano questa frase stupenda che qualcuno che non conosciamo ci ha voluto dedicare e che ringrazio. E capiscano l'importanza, insomma, di ribellarsi, perché non ci si salva da queste storie, non se ne esce vive, oppure se se ne esce vive se ne esce distrutte. Beh, è un segno che è stata l'ennesima vittima della violenza degli uomini e che possa essere di monito anche un po' per tutti, visto che qui vengono sempre tanti ragazzi che se la leggono quella frase. A lei nessuno me la ridà indietro. È una magra consolazione, ma comunque.